l'Associazione Nazionale Presidi è un dietrofront sconcertante, afferma il presidente Giannelli. Intanto a Caserta, dove risiede l'ingegnere dell'ENI, primo contagiato in Italia da Omicron, chiusa in via cautelativa la scuola frequentata da uno dei figli dopo che almeno 3 alunni e un docente sono risultati positivi. In corso le analisi per stabilire se si tratti della variante. I numeri del coronavirus: ieri poco più di 12.700 contagi, positività che scende all'1,8%, da lunedì anche l'Alto Adige passa in giallo dopo l'annunciata accelerazione sulle terze dosi di vaccino. Le regioni lamentano carenza di personale negli hub, tra chi chiede un maggiore supporto il Friuli, che ha la più alta percentuale di sanitari Novax. Dall'Agenzia Europea del Farmaco rassicurano sull'efficacia dei vaccini anche contro la variante Omicron, ma la Gran Bretagna riduce a 3 mesi la scadenza per il richiamo. Intanto la Germania deve fare i conti con le terapie intensive quasi piene negli ospedali di alcuni land. La regione Lombardia ha dato disponibilità ad accoglierne qualche paziente. Voltiamo pagina alla manovra economica. Mario Draghi chiude oggi con le autonomie, Italia Viva e Liberi Uguali, colloqui con i partiti di maggioranza, cui chiede unità su capitoli e obiettivi della legge di bilancio, che dovrà avere un rapido esame parlamentare. La cronaca: paura stamane a Cedegolo in Val Camonica, dove il macchinista di un convoglio di Trenord ha dovuto frenare bruscamente per evitare di colpire alcuni massi presenti sui binari. Si sarebbero staccati dalla montagna invadendo un tratto della linea ferroviaria Brescia-Edolo. Non si registrano feriti gravi. Lo sport: nuoto, Federica Pellegrini chiude la carriera con il titolo dei 200 stile libero, gli assoluti in vasca corta di Riccione. Per la 33enne azzurra la standing ovation del pubblico e delle sue avversarie storiche, il tuffo in piscina del presidente del CONI Malagò. Il valore aggiunto che ha dato Federica, diciamo dal 2004, dalla finale dei 200 d'Atene ad oggi, sono 17 anni e mezzo, onestamente è incalcolabile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A più tardi. Tornano i venti di diveccio sull'Italia e con essi un aumento della copertura nuvolosa che sarà progressivo nel corso della giornata. Al mattino primo aumento della nuvolosità sulle aree tirreniche del paese, sulla Sardegna, con rischio anche di prime precipitazioni, in genere deboli. Sole prevalente invece altrove. Nel pomeriggio le nubi tenderanno ulteriormente ad aumentare su tutta l'Italia, tuttavia con rovesci localizzati quasi esclusivamente sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti. Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream. Il giovedì ti aspetto su CRT Radio con Culo e Camicia. Chi sono? Ma Davide Iannuzzo. E insieme racconteremo il calcio locale, il lavoro e l'attualità. Non mancare. CRT, Working on a Dream. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Throw me to, I don't care how deep or shallow, because my heart can pound like thunder, and your love can send me free. Can I get it right now? Can I get it right now? Can I get it right now? Let me just call.
'cause I long to live under your spell. Get it right now. Rieccoci, ben trovati, siamo alle 11.08 di questo mercoledì 1 dicembre. Questo è Apriti Cielo e io sono Edi De Michele. Abbiamo avviato una piccola diretta a Facebook che ora è terminata, ma vi ricordo che per seguirci dovete andare sul nostro sito www.crtradio.com e farvi guidare fino ad arrivare alla nostra piattaforma di ascolto. Che cos'è? Che cos'è Apriti Cielo? Apriti Cielo è un contenitore che parla un po' di attualità senza mai abbandonare uno sguardo al passato. Parliamo di territorio, parliamo di arte, di spettacolo e soprattutto parliamo di musica. Oggi sono sola, senza ospiti, e quindi mi dedico completamente a quelle che sono le ultime uscite musicali. C'è lui, Gue, che annuncia l'uscita del suo nuovo album Guesus dal 10 dicembre, dopo il successo con DJ Arsh per Fast Life 4, uscito 6 mesi fa. Gue Peghegno torna con un nuovo lavoro. Il titolo del disco, riferimento non solo all'impatto quasi da messia che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana negli ultimi anni, è anche un dato biografico, perché Gue infatti è nato proprio il 25 dicembre. Ricordiamolo che tra i più influenti in Italia, Gue fin dall'inizio della sua carriera è un punto di riferimento a cui tutta la scena hip hop e non solo guarda. Dal 2011, con il suo primo album Il Ragazzo d'Oro, non si è mai fermato. Adesso ascoltiamo questo pezzo in attesa di vederlo negli stadi, nelle sue date estive che sono state già annunciate per il 2022, e cioè il 24 giugno al Carroponte di Milano e il 25 giugno al Rock in Roma. Io sono contentissima di poter andare nuovamente a questi concertoni, sperando non ci siano altri impedimenti. E ascoltiamo proprio questo estratto dall'ultimo lavoro, Gue con Denim Giappo. GGGUE, living the fast life, yeah. Saluto la Milano che conta, zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, for life. Come scatta quanti shotas nella mia rubrica. Tu non sei fatto per sta vita, vieni pure, tanto siamo in mille come Richard. Schiaffetto correttivo, bitch slap. Sei un rapper senza money, gangster senza capone. In questo biz conosco molto più di un grosso nome. Ovvio che non posso farlo, col killer come Marlo, scommettendo sul mio gallo in Sud America nel barrio. Mi son fatto la tua tipa con dei denim jap. Io solo abbassati fra fino a sotto il polpaccio. Sto nell'idromassaggio che aspetto il contatto. E brava, sto pensando di farle un contratto. Slice come Kimbo, la visa è senza limiti. Tu senza credibility, ti schiaccio con le timbo. La guardo
già si bagna. Spaccata la Van Damme. Ho regalato alla tua tipa un nuovo Porsche Macan. La cosa si fa seria, frate, tu non ci sei mai. Come il vecchio nelle foto delle bitches a Dubai. E fra non sei Vin Diesel, sei Vincenzo Gasolio. Il flow l'hai preso al Lidl. Io no che non mi annoio, perché mi son fatto la tua tipa con dei denim già. Io sono abbassati fra fino a sotto il polpaccio. Sto nell'idromassaggio che aspetto il contatto. È brava, sto pensando di farle un contratto. Brother, cosa fai? Troppi l'album Cadillac. A pensare che hai 20 anni hai dato già il meglio che hai. Ehi, che succede mo che non sei più una novità? La differenza tra me e te che è una leggenda non hai età. 4000 all'Alcatraz, 4000 al Carro Ponte solo dopo 4 mesi. Primo napoletano a fare il forum fra ci pensi. Fino a ieri copiavano i francesi, mo gli inglesi. E a questo cambiamo più troie che pezzi. Fai regali ma ci lasci sui prezzi. Più marche avete addosso, più siete e grezzi. Scendo musica da vita vera, quella che non puoi raccontare. Quindi ne ho un paio da dissare, poi non paio da coltellare. Tu a che fare con dei veri gangsters. Sono il vaccino per si quattro influencers. Se non mi dissi con dei fatti, brother, manco reagisco. Preso una pausa dal disco, preso una multa dal fisco. Mi son fatto la tua tipa con dei denim giap. Li ho solo abbassati fra fino a sotto il polpaccio. Sto nell'idromassaggio che aspetto il contatto. E brava, sto pensando di farle un contratto. Ed era Gueppe Genio con Dennis Giappo qui a Radio CRT. Intanto sono le 10, le 11 e 13. Manca ancora poco dal momento in cui ci lasceremo per poi ritrovarci venerdì. Ed esce venerdì 26 novembre nelle radio Give It All Up, il nuovo singolo dei Duran Duran, tratto dal loro quindicesimo album in studio, pubblicato il 22 ottobre. Il nuovo disco molto acclamato già dalla critica, è andato dritto al numero 3 nella chart ufficiale degli album del Regno Unito ed è entrato nella top 10 della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Ha un sapore diverso, è un il featuring è con una hitmaker svedese, Tuvlu, una veste sottilmente oscura ma incredibilmente accattivante di pop. Se non l'avete ancora ascoltata, questa è la vostra occasione.